Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Una volta sono venuta in questo posto che si chiama la cueva della Spalomas, qualcosa del genere. Comunque mi è piaciuto tantissimo e mentre stavo venendo qua avevo visto che c'era un altro percorso che si chiama la nascita del rio Juanes, qualcosa del genere, Juanes, sì. Allora ho detto, ma sì, dai, il prossimo giro faccio questo percorso, mi è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di condividerlo con voi. E ovviamente io nel mio canale parlo di bellezza, parlo di benessere in generale, di trattamenti naturali dove ci fanno bene al corpo, a nostra pelle, al nostro benessere esterno, ma facendo questi percorsi fanno bene anche il nostro benessere interno, perché ci danno una grande pace e ci fanno star bene. Comunque ci fanno uscire un pochettino dalla routine giornaliera, del lavoro, dello stress, del casino, dei problemi in generale, perché respirare l'aria pulita ci allontana dal Covid, del cavolo, e quindi si può anche non usare la mascherina perché io non la posso più sopportare, perché la metto tutto il santo giorno al lavoro, almeno qua riesco a respirare. E poi tra l'altro oggi è una bruttissima giornata, e c'è pochissima gente in giro, io ho goduto il percorso senza nessuno, mi è piaciuto tantissimo, io e la mia bambina, e niente, farò una playlist dove farò le avventure che faccio io e la mia bambina, io e Cali. Comunque un posto meraviglioso, spero che vi piace, spero che vi dà un pochettino di pace come ha dato a me oggi, e niente, condivido con voi questa meraviglia. Io adesso sono sopra la cascata, è meraviglioso, guarda, stupendo, stupendo, stupendo. Comunque la cueva si trova, io vivo in Picassent, si trova all'incirca 40 minuti e quindi saranno 35-40 chilometri da Picassent. Si sta da Dio, un posto meraviglioso, lo consiglio a chiunque, soprattutto la gente che vive qua in Valencia, oppure la gente che viene da fuori e vuole fare una giornata alternativa, perché comunque fuori dal mare, fare una giornata diversa. E niente, spero che vi piace. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete mi piace, seguitemi sul mio canale e attivate la campanellina, così vi arrivano tutti i nuovi video. Partiamo da casa con la mia bambina che fa che mi piace guardare dal finestrino. Noi che non ci ferma neanche il brutto tempo e veniamo comunque a fare la nostra passeggiata nella natura. Buongiorno a tutti, non ho neanche la voce. Guardate che meraviglia. Ah, c'è una persona. Godetevi la natura. Guarda che spettacolo. Buongiorno! E anche Cali ti ammira. Questa parte è sopra della cueva di Las Palomas. La discesa che ci aspetta dopo la salita che abbiamo fatto, che siamo arrivati a 1400 metri d'altezza. Adesso è dura, eh? Guarda la mia gazzella, mi salta. La mami, io sono agile come un pezzo di legno.
E quindi cara grazia che non rotolo fino giù. Io sono arrivata, allora non so se riuscite a vedere bene, e qua c'è la discesa per la cascata, praticamente la parte iniziale della cascata della Cueva dello Las Palomas. Questa qua è la parte sopra. È meraviglioso. Ho incontrato quei due lì, lui con le scarpe bianche, che aveva era preoccupato che Cali sporcasse le scarpe. Ma questa qua proprio sopra sopra, come vedete, stamattina io ho fatto il video da, non vedo niente, però è da lì, e adesso io sono dall'altra parte. Guardate che meraviglia. Comunque ho fatto 1400 metri di altezza, adesso sono scesa qua e devo scendere ancora giù. Stupendo. Come vi ho detto, io sono sopra e adesso comincio a vedere qualcuno, qualche persona che va in giro. Cali è lì, oramai lei sa il percorso. Ah, comunque il percorso è veramente segnato benissimo, come vedete qua, però fino al punto più alto veramente tutto è segnato molto bene, quindi se non mi sono persa io, non si perde nessuno. Io mi perdo anche a casa mia, figurati. Guarda Cali dove è arrivata, guardala, guardala che sa il percorso, guarda dove è arrivata, è là, guarda lei. Oramai lei è la figlia della natura. Io cado. Come vi ho detto, sono agile, anzi un pezzo di legno è più agile di me. Allora, faccio vedere da questo punto. Ma che bellezza che c'è. Io ero là prima, ho fatto il video da lì, all'inizio del video, perché sinceramente mi sono totalmente dimenticata di fare il video. Mi sono accorta proprio all'ultimo, ho fatto le foto così, ma io la macchina ce l'ho parcheggiata, non è quella la mia è una smartina, là. Guardate che meraviglia. Vieni su, sei scesa lì, adesso sali, vieni su. Fai una corsa e sali. Dai, salta. Ma sei una testa di cavolo. Allora, adesso troviamo il punto dove ci incontriamo, perché io non riesco a scendere a prenderti, cara mia. Dai, facciamo il giro. Salta! Non ce la fa. Sei scesa. Come hai fatto a scendere? Come hai fatto a scendere? Come sei scesa, sali. Come sei scesa, sali. Dai, ci vediamo di là. Vieni. Guarda che è veramente intelligentissima. Facciamo il giro, vediamo se riusciamo a incontrarci in un punto. Cali! Testa di minchia. Adesso vedo come fare. Tornerò indietro. Guarda che è arrivata. Guarda che è arrivata. È riuscita a saltare. È un mostro. È un mostro. Ecco, la mia smartina è là. Io prima ero qua sopra. Adesso ho fatto il giro.
meraviglia, vi porterò fino lì. Alla speranza che tenendo il telefono fermo più possibile, camminando, non rotolo fino al rio sotto. Che qua il rischio c'è perché io sono veramente poco agile. Guardate qua. Io dovrei passare di qui per scendere, vedremo. Cali! Lei non si sa dov'è. Scusate l'urlo. Cali! Vieni qua! Corri! Arriverà da qualche parte. Cali! È già arrivata là. Oh Dio mio, guarda con quale faccia mi sta guardando. Dai, che la mamma non è arrabbiata. Scendi, cari, andiamo, dai, andiamo di qua. Dai, vieni, dai, dai di qua. Dai, vieni, vieni che non ti gonfio, vieni. Dai! Sei seduta? Cali, ehi, seduta. Sei un mostro o non sei un mostro? Fai spaventare la mami. A questo punto entriamo nella cueva. Il mostro è qua. Andiamo di qua? Anche se avevo voglia di gonfiarla, però mi sono trattenuta, poi non ce la faccio dopo un po'. Guarda che belle le scalinate così nella roccia. Vediamo se riusciamo a entrare. Andiamo? Di qua, l'entrata della cueva. Cali! Okay, arriva. Vediamo se io riesco a salire. Prima di tutto questa è la cueva. Lei che non riesce a saltare, rimani lì, io non vengo a prenderti perché hai fatto la cattiva. E questa è la cascata. Ed è normale strapiene di gente, ma oggi non c'è nessuno. Oh. La cueva dentro. E da fuori. Guardate che meraviglia. Guardalo! È il mostro di Loch Ness. Svelato il mistero. Eccolo qua. Ha ha ha.
Guarda come mi piace. Ah, è andato a prendere un rametto. Ma Cali, ma non uscirai più da lì. Mollalo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Brava, brava, Mami. Il mostro che è uscito dall'acqua e noi siamo sotto la cascata. E sotto questa cascata finisce la nostra avventura perché io adesso torno a casa. Adesso sono le 12 e mezza dalle 9 che sono qua, quindi credo che sia sufficiente. Niente, spero che vi sia piaciuta la mia avventura. E se vi è piaciuta mettete un mi piace, seguitemi sul mio canale e alla prossima. Ciao belle gente!